Questa carta qua l'avete riconosciuta? Che carta è? Voto di denaro. Perché questa qua è la carta più speciale del mazzo delle carte napoletane giganti qua della Calura. Sempre piombo. Però a parte il piombo, nel nostro racconto usiamo anche il linguaggio delle carte napoletane, che è un linguaggio tutto suo, che si basa sul significato dei pali, del seme. A questo aggiungere il significato del numero, la numerologia, no? Per esempio, abbiamo scelto quindi il 2 di denari da dedicare a Rocco Scodellaro, alla stagione che abbiamo definito del risveglio del movimento contadino del dopoguerra al sud, in quanto i denari sono il palo legato all'elemento terra, beni materiali, ricchezze, cose concrete, e il 2, il numero 2, quindi in questo caso sta a rappresentare una collaborazione che porta a buoni risultati proprio anche in termini di cose concrete e materiali. Ecco. Eccoci qua. Ecco là, teniamo pure una borsetta per portare sempre con noi. Fate come lei, veste caruca. E niente, questa grande stagione che abbiamo accennato in breve è molto importante per la storia, la nostra storia. Dopo queste lotte, questo momento di grande partecipazione di lotte, poi sono venute delle trasformazioni nel nostro sud. La prima cosa che accade è per esempio la riforma agraria del 50, anzi proprio perché in Calabria c'era stata una così forte partecipazione alla situazione anche come miseria ed emergenza proprio, fu prima sperimentata in Calabria con l'opera valorizzazione Sila e poi questa legge straccio che doveva fare poi una riforma agraria venne attuata in altre regioni, non è stata forse completamente attuata così come i principi costituzionali. Sta di fatto che comunque una parte delle terre dei grandi proprietari terrieri furono espropriate e assegnate a famiglie di contadini poveri. In particolare alcune aree hanno avuto una maggiore trasformazione dovuta a questo processo: la piana di Sibari, il Metapontino, erano quasi disabitate, zone paludose, ricche di malaria e in mano a pochi proprietari. Per esempio, se voi fate la statale ionica passando per Metaponto, Policoro e vedete tutte quelle schiere di case, quelle sono le cosiddette palazzine dei coloni, quindi veniva assegnato un pezzo di terra a una casa ad ogni famiglia. Praticamente con questa riforma agraria vennero attuate politiche che erano già state sperimentate negli Stati Uniti d'America durante il cosiddetto periodo del New Deal, cioè dopo la crisa del 29. Infatti il modello della cosiddetta Tennessee Authority Valley venne applicato nei nostri territori del sud. I principi quali erano? I principi quelli appunto diciamo costituzionali, quindi economia mista, intervento pubblico, quindi intervento pubblico insieme all'iniziativa privata. Questo trentennio in tutta l'Europa occidentale è stato definito l'età dell'oro, il trentennio glorioso, in cui c'è stata una serie di politiche di redistribuzione di ricchezza, di investimenti infrastrutturali, di un allargamento dei diritti, anche se pensiamo all'istruzione, alla salute e quant'altro. Poi, a un certo punto, accadde qualcos'altro. Accade qualcos'altro, a paese mio si dice che Munno era, Munno è, Munno è più strano, Munno si è più strano, che Munno si è fatto, dopo a un certo punto arriva lo 1992, questi sono fatti antichi, fatti che non sa ricordare il Scione, non li conta più nessuno, arrivano tante cose nel 1992, arrivano le grandi inchieste mediatico-giudiziarie, arrivano i movimenti separatisti, Lega Nord e Lega del Sud, arriva l'artiglieria pesante delle menti raffinatissime, la speculazione in borsa sulla lira che all'epoca era agganciata allo SME, arrivano le grandi privatizzazioni e
e arriva nei trattati di Maastricht. Mondo era, mondo è, e che stai, che un mondo si fa, siamo tornati un'altra volta, hanno fatto una moneta senza fare lo Stato, e siamo tornati un'altra volta a prima della rivoluzione francese, con la differenza che mo non comanda più il Papa, mo comanda, il Papa non comanda più niente, comanda tutto lo Dio mercato. Dobbiamo vedere cosa dicono i mercati, vero Stato è che un mercato, amen. E sono tornati a comandare pure i grandi feudatari, mo dice che non si più conto i marchesi, mo dicono che sono le banche, ma non le banche così, le grandi banche per investimenti, sono le imprese private, anzi no. A Merkel pure pare che è una vice feudataria, non si capisce poco, però sì. Insomma, e poi dici che un popolo non è che un popolo, che è tornato a essere, diciamo, una plebaglia, infatti mo, come quando ci stava servito della greppa, mo ci passano una cosa di soldi e stiamo più tranquilli. In quel 1992, cari signori, dopo tutto questo rivuoto, dopo l'implosione dell'Unione Sovietica, arrivò dall'America un libro che si intitolava Fine della storia e l'ultimo uomo. Siccome ormai avevano vinto i padroni della City di London e di Wall Street, si credevano che erano diventati i padroni del mondo e dissero che la storia era finita. E invece a quanto pare la storia non è finita mai. Anzi, ultimamente pare che ha preso pure una forte accelerata. Pare che un mondo sta tornando a essere un'altra volta multipolare e aspetta solo che pure noi popolo torniamo a fare la parte nostra. E